Questo video è sponsorizzato da Konami. Buona visione. Avvia contatto. Bloccato 9. Mia sorella mi manda un vocale. Siccome mi hai fatto un regalo qualche settimana fa, oggi te ne ho voluto fare uno io. E siccome giochi ultimamente a UG, ti ho dato un codice da usare per aprire i pacchetti. Lasciando il fatto che abbia detto Yugi e non Yugi, è una cosa bellissima. E non ho capito, sto codice dove me l'ha lasciato? Ah, me l'ha mandato qua il coso da riscattare. Ciao a tutti ragazzi, sono Sector, quest'oggi bomberoni. Siamo tornati in un nuovo video specialissimo in compagnia degli Ones. Come sicuramente avrete capito, sorella Eze, ragazzi, ha regalato un bel buono, un po' di cash per poter spacchettare a bestia su Yu-Gi-Oh! Duel Links. E quale occasione migliore se non andare a spacchettare con Tuberanza e Technoid. Mi raccomando, quindi prima che il video inizi, spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Magari fatemi sapere se anche voi avete un fratello o una sorella che vi fanno questi regali. Andiamo a spacchettare. Quindi bomberoni, ci siamo. Quest'oggi incredibile, davvero appuntamento specialissimo su Yu-Gi-Oh! Duel Links. Per festeggiare l'anniversario dell'espansione Zexal, in nostra compagnia ci sono Technoid e Tuberanza. Bella raga, ci siamo, Eshgere. Let's go. È arrivato il momento di spendere altri soldi. Se voi spendete altri soldi, perché raga, io ho la sorella migliore del mondo, ma ho già regalato un po' di cash da poter spendere su Yu-Gi-Oh! E andare a spacchettare e crearmi il mio super deck, mentre Tube e Tech devono spendere i soldi. E poi ovviamente oh, perché tu non mi regali mai niente? Eccolo. Sono sempre io che regalo a lui, te lo giuro, sono sempre io che regalo a lui. Lui mai. Grazie, sei quello che c'ha più soldi. Quest'oggi andremo ad aprire 10 pacchetti a testa, quindi 10 io, 10 Tech, 10 Tube. Naturalmente spieghiamolo agli utenti da casa che ci sarà una classifica. Ossia, chi trova una UR, quindi una carta UR, varrà 2 punti, una SR un punto e il resto zero. Perdonami Eze, UR è l'abbreviazione di ultra raro. Manco tu vecchio. Volevi far arrivare la figura di... Ci siamo. Allora bomberoni, siccome sto cercando io di farmi il deck Karakuri, oggi però devo andare ad aprire dei pacchetti in questo deck Arena of Sanctuary, perché mi servono delle carte particolari. Ora, scusami Eze, c'è qualcosa che non quadra, perché e fai la live Duel Links e spacchetti e mo vuoi il deck competitivo, ma non è che per caso ti sta piacendo un po' troppo? Fra, mi regalano anche soldi per spacchettare, almeno fammi fare un deck forte, no? Io vado in Cybernetic Rebellion, ribellione cibernetica. Io ragazzi andrò ad aprirmi il pacchetto di nome Valiant Souls, perché ha ben 10 UR e soprattutto ci sono un botto di eroi elementali che mi piacciono a me. 10 UR? Il mio ce ne ha 3, fratelli. Che orco cane. Scusa, ma allora guarda che non ti conviene. No, fra, per il deck che voglio fare io qua ci sono delle carte che mi servono. Ok, hai già perso. Shoppiamoci questi 11 euro. Ragazzi, mi raccomando, se vi scaricate il gioco, commentate qui sotto nei commenti e taggateci su Instagram se trovate qualche carta ultra rara o super rara. Io inizio subito con 3 Kuribo, fratello. Ecco. E il pacchetto che si illumina ad arcobaleno. Oh, è illuminato! È illuminato, io sono davanti al pacchetto Tech. Io ragazzi sto appena shoppando adesso. Partiamo con il primo pacchetto. Via con le danze. Via. Io ho tagliato. Stella Bouquet. Vai vai, togli la prima carta. Passiamo subito alla seconda. Bella. Sembra te. Dimmi tu quando posso scartare, eh. Scarta scarta. Passiamo alla terza. SR. Giura. R. Giuro, no, SR. Ma cioè tu non puoi partire subito così. Ma che fortuna vecchio. Tristron Fumo Tigre. Poi non ho parole. Io purtroppo ho trovato una rara, quindi niente di che, rimango a zero. Ma tanto ancora, no, ancora uno. Allora, Kuribo. Ecco, un Kuribo. Abbiamo tutti e tre un Kuribo, quindi sarà un pacchetto penoso per tutti e tre. No, oh, Tech ha detto 3 Kuribo, Ah, allora, 3? Sì. Vai, apriamo il pacchetto, andiamo alla prima carta. Serpente con rost. Ma che è sta roba qua, raga? Oh, Nino, ma che deck mi stai facendo aprire, vecchio? Ma che ti sono? Io mi sono fidato di te. Non c'entra niente, li buttiamo dentro Nino. Allora, vai, passiamo alla seconda carta. Ok. E infine, via con l'ultima. Un'altra rara io. Oh! Ho trovato R, però sicuramente lo sai chi è. Fendente selvaggio, Edge, eroe elementale. Bello! Ma tu stai prendendo il deck degli eroi elementali? Bravo, sempre e comunque. Ma sei strafedele, zio, alle vecchie edition. Sì, sì, guarda, sì, sì. Un'altra volta un Kuribo. Che dammi le tre. Oh, no, ne ho ancora un Kuribo, uno. Ma il pacchetto si illumina, attenzione. Terzo pacchetto. Che ce la mandi buona, raga. Mi serve un po'. Io sono sfortunatissimo quando faccio i pacchetti con voi. Poi, se quando faccio le live, trovo un sacco di UR. Incredibile. Seconda carta, c'ho carro della fortuna. Sì, fortuna dove? Io c'ho il Warlock. Andiamo con l'ultima. Un'altra rara. Vabbè, tutte rare, fratelli. Un'altra SR per me. Abisso Sfera. Una carta probabilmente inutile. Ricapitolando, attualmente Tuberanza comanda la classifica con ben 2 punti perché ha trovato 2 SR. Oh, ne ho 3! Ho 3 curibottoli!
Aspetta, no, fermo lì, perché io c'ho verifica carta SR garantita e vado a prendermi la mia SR. Eccola qui. Senti com'è contento per una SR garantita. Soldi, ho capito, ma non è possibile che tu ti fomenti così tanto. Esulti solo tu. In effetti è garantita, vecchio brove. Ah, fatti regalare i soldi da tuo fratello. Ussa! Ussa, dammi dei soldi. È impazzito, vecchio. Proseguiamo, quarto pacchetto. Iniziamo ad aprirlo tutti e tre. Io se non trovo nulla manco qua. A parte che non luccicava nel pacchetto. Però Valkyria quinta. Mortacci, che bozze. Pesce cyborg dottore. Passiamo alla terza carta. Ancora. Ah, ma l'ho già trovata. L'ho già trovata. Ma non è possibile. Non è possibile. Tre curibo. Fermi tutti. Tre curibo. Il pacchetto si illumina d'oro. Qui dentro potrebbe esserci una UR. E sì, lo dico sì. Qui e qui lo nego. Vai, Tube. Apriamo sto pacchetto. Tanto ho già capito. Apro. Che è uscito Seto Kaiba. Ecco. Con la scritta swoosh. Potrebbe essere il cyber drago. Vai, passiamo alla seconda carta. Ok. Sì. Io rido per non piangere. E vai con l'ultima ancora. No, non ci credo. Non ci credo. Purtroppo non è il Cyber Drago, ma è Sirenide Abisteus. Li peggio morti vuoi. Perché tra tutte quelle io volevo il drago. Io sono a zero. Te che è a zero, a parte la SR garantita prima, ma non la contiamo. Tu sei a 4. Sì, puoi dirlo, dillo forte. Guarda, ma c'ho sempre un ti sei scelto un box che ha 3 UR, quindi la probabilità, secondo me, è un po' più bassa di trovarle. Vero, Fermi tutti, geroglifici dietro e si illumina d'immenso. Spettacolo, è UR garantita sì. Per Tech. Apriamo. Vai. Avatar dell'Anfora, vai Bombers, mi com'è muscolo, qua sembra tuberanza, ragazzi, guarda com'è grosso e definito, pazzesco. Era. Vai via con la seconda, questa qua l'ho trovata un sacco di volte. Passiamo all'ultima. Genex. OR! Plasmavice, eroe elementale, ragazzi, mostro da fusione. Bravo. Su 3 video che abbiamo fatto, su 3 spacchettamenti li sto perdendo tutte e 3. È vero, non hai vinto uno. Incredibile. Settimo pacchetto. Vabbè, c'ho sempre un no. Vabbè, pure io c'ho un curibo sto giro, bra. La cosa positiva è che almeno è il bonus di mia sorella, se sono di mia sorella. Bravo. Io non sto perdendo niente di che. Vai, apriamo il pacchetto. Passiamo alla seconda carta. Specchio trasformatore. Terza carta, io c'ho sempre una rara. R anche per me. Armadillo Paglio. Gemma. No, adesso devo fare un trucco. Adesso faccio vedere i pantaloni del mio pigiama. Guarda, così mi metto bello che è ridicolo. Ma ancora un curibo. No, ragazzi, no. Neanche un SR ho trovato. Apriamo l'ottavo pacchetto, l'ottava bustina. Comunque c'è una carta tech che puoi trovare lì, che è una carta segreta. Si chiama Coca-Cola. Ok, va bene. Tanto io ti dico, alla faccia tua, hai voluto fare simpatico, il mio pacchetto si illumina. Vai, apritelo. Sono già di fronte alla prima carta. Passiamo alla seconda. Soldato bello sto qua. Terza carta, tutte rare. Io sto trovando tutte SR. Doppio ciclone. Si recupera. Solitamente dicono fortunato in gioco, sfortunato in amore o viceversa. Io ne sono ecco perché c'ho 4 punti. Io non zero sia da una parte che dall'altra, vecchio, quindi vai. Nonna è penultima bustina. Porca di quella vacca. Oh, i geroglifici però. Potrebbe essere un SR. Attenzione. Vai, apri il pacchetto. Io ho ritrovato lo scoiattolo qui. Passiamo alla seconda. Oh, castello dello scontro. Quanti ne ho trovati? Un botto. Queste carte magia qua. Ultima carta. R pure per me. Pesce cyborg lanciatore. C'è l'ultimo pacchetto. Ne ho 3. Ti prego. Illuminati. C'è l'illumina. Arcobaleno è l'ultimo. Vecchio, qua dovrebbe esserci un R. Arcobaleno, se non c'è l'UR qui, io veramente mi butto giù dal balcone. Io impazzisco. Andiamo. Let's go. Mi raccomando, signori. Spolliciate. Massimo supporto. Potrebbe essere un SR la mia. Aspetta però. Seconda carta. Okay. Questa è entrata prima. Oddio. Ma luccica. Luccica. Ragazzi, vado alla terza. Ma no, SR. Fra SR. Che vabbè, sfiga. Non mi lamento. Però sei ultimo. Almeno un punto l'ho fatto. Io ho un SR garantita, me la vado a prendere. Ed è Samsara, drago della rinascita. Ci sono rimasto malissimo. Pensavo ed ero convinto fosse un UR. Detto questo, bomberoni, questo video è giunto al termine. Mi raccomando, se anche voi vi scaricate Yu-Gi-Oh! Duel Links, qui sotto
fatemi e fateci sapere cosa e chi avete trovato voi. Sicuramente sarete più fortunati di me, anche perché essere più sfortunati è molto difficile, è molto difficile. Detto questo ragazzi, mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo ad un prossimo appuntamento. Ciao campioni! Ciao! Ciao!